Cosa ho detto? Parliamo di Ivan. No, abbiamo detto che fortuna che non c'è Ivan quest'anno, perché se ti vedeva così e noi eravamo così, cioè Ivan è un personaggio che non ne ha capito un cazzo di vini e ci trattava anche male noi. No, però sei il vero paraculo, però. Di quello che hai detto prima. Non mi ricordo. No, devi cercare di ricordare quello che hai detto prima su Ivan, che non capisce un cazzo di vino. Vai avanti. No, Ivan sicuramente non capisce un cazzo di vino. Però ci ha rotto il cazzo l'anno scorso. Ci ha rotto il cazzo perché sembrava che capisse tutto lui di vini, ecco questo. E secondo me quindi e come minimo deve essere amico di Vendola, secondo quello che dunque, penso. Dunque è un omosessuale, però è gay e io con i gay non voglio più avere a che fare, e quindi non lo vogliamo più. Quindi basta. Possiamo dirlo, mandarlo a Ivan, questo glielo Ivan dico. Deve andare a dargli il culo sostanzialmente, direi. Ma se gli piace, non lo vogliamo più lo stesso. Non considererai mai, Antonello, che temi una sfida con Ivan? No, assolutamente no. Se vuole tornare per sfidarmi questa cosa può venire, comunque. Morale. Ivan, questa è una dichiarazione del professore. Il professore ha detto quello che ha detto, ti sfida. Quest'altro anno sarebbe opportuno che tu ci fossi. Oppure organizziamo una verticale tra omosessuali busoni, quindi tu, a casa tua o a casa del professore o dovunque, perché secondo me col professore che è da redder. Ok, va bene. Condivido pienamente. Bene.